È tutto pronto, si comincia. Onei Soccer Nera contro Ostia Antica. Che fa bella guardia ed è quindi rimessa laterale per la formazione di Ostia. Spera avanza, si prova a mettere in proprio Spera, la mette dentro, raggiunge Serra per il 92 che, e poi Sperano riesce a ribattere a rete a botta sicura, un passo lo si attira dal vantaggio, è solo rimessa dal fondo, quindi batte corta Serra, palla messa dentro, c'è Masucci che la rimette in corner, stavolta si appresta Donati a battere il corner. Serra si allontana, si mette in mezzo, quindi non si batterà corto, si andrà direttamente dentro l'area di rigore. Pronto Donati, chiama lo schema, palla messa in mezzo, deviazione da parte di Di Mascio, ma palla che finisce solamente alto e non trova lo specchio della porta. Palla allontanata da Loney, Ranucci con un po' di paura, poi Ales rischia un po' qui l'Ostia Antica, ma c'è D'Amaro con il fisico. D'Amaro prova a girarsi, D'Amaro tenta il destro, Ferrari, ma D'Amaro continua ad essere un pericolo pubblico per le difese. Tirella dentro, la mette fuori al sicuro Spera. Non un minuto di gioco, partita abbastanza equilibrata, siamo ancora sullo 0-0, partita praticamente che si gioca solamente a metà campo, cioè quella dell'One, perché l'Ostia Antica si fa sentire molto, galvanizzato anche dal risultato precedente della scorsa partita di 10-0, ricordiamo, ma l'One comunque non si vuole arrendere e prova ad andare in avanti, intanto con Brasile, il destro che finisce però sul fondo e non impensierisce l'estremo difensore dell'Ostia Antica. A battere questa rimessa laterale, palla lunga, Russo non l'aggancia, sarà quindi rimessa per l'One, è pronto Masucci. Rimessa per Ranucci, palla dentro verso Russo, poi Di Mascio, prova l'Ostia Antica con D'Amaro, è sempre un pericolo, poi Sarra, il destro centrale, facile preda per Ferrari. Ranucci, cioè Spera, ne salta uno Spera, mette dentro, ma c'è Bright a fermare tutto, allora Di Mascio. Donati, possesso palla per l'Ostia Antica, prova a farsi mettersi proprio il numero 23 col destro, palla rimane lì Serra, allontanata ma Ferrari sempre protagonista di grandi parate, prende palla D'Amaro, allarga per Spera, ottima gestione, Spera non riesce però a filtrare nella difesa, poi Spera, qua attenzione la difesa gli regala quasi il pallone, allora Spera in qualche modo contro due guadagna il calcio d'angolo. Si fa rivedere in avanti, quindi l'Ostia Antica è pronto. Spera, mette in mezzo deviazione da parte di Milanesi, pare si frange sul fondo. Si alza il campanile, ancora Sanna di testa. E finisce quindi il primo tempo tra Onei e Ostia Antica. Risultato di 0-0 ed è tutto pronto, ricomincia quindi questo secondo tempo tra Onei e Ostia Antica. Spera la battuta di questa rimessa laterale, palla viene messa verso Milanesi, palla viene allontanata, sta continuando a spingere l'Ostia Antica proprio come nel primo tempo, palla dentro verso D'Amaro, intercettata la Bright, pallotta, posizione Milanesi, il destro alto, fischi, arriva il fischio, la mette dentro, deviazione e c'è il gol, e se non sbaglio, tanto per cambiare, ha segnato proprio D'Amaro, è sempre lui, e chi se non lui poteva sbloccare questo match fermo solo 0-0, ci pensa sempre lui, il bomber, e il gol del numero 9 dell'Ostia Antica, e quindi si sblocca il match. È 1-0 al quarto minuto del secondo tempo, ancora D'Amaro, sempre lui. Ferrari con le mani. Masucci, Bright. Angano allontana.
Bright. Di Mascio, il destro, da mano non ci arriva. La rimessa laterale affidata a Sanna. Palla dentro, intercettata da Loney. Anganu allontana. Di Mascio, serie di sombreri. Ruggini, Sanna. Sanna, il destro. Troppo alto. Parte di Sanna. Donati alla battuta di questo calcio di punizione. Siamo al 12° minuto, 6 minuti alla fine. Palla lasciata a Milanesi. Milanesi, destro, alto, da Donati, il tocco verso Masucci, Donati, il destro, Ferrari, palla alta, intercettata, attenzione di Milanesi, palla dentro, arriva Spera, il destro di Spera però che finisce largo e non prende lo specchio della porta, andrà a Serra, alla battuta, mani in faccia per Barbagallo, un'occasione troppo ghiotta per l'Ostia Antica. Batte Serra col destro a due dalla fine, la mette dentro Serra, il numero 92, ed è quindi 2-0 per l'Ostia Antica, che a meno che non si suiciderà calcisticamente parlando si conquista la vittoria di recupero. Masucci, Barbagallo, Di Mascio, Ruggini, è finito il match, vince l'Ostia Antica per 2-0, D'Amaro e Serra, gli autori di questa vittoria per la loro squadra.